Seconda vittoria consecutiva per la Red October, che piega a domicilio 75-74 la Sidigas e sale a 8 punti in classifica. KO di fila numero 2 per la Scandone, che interrompe una striscia positiva in trasferta che durava da 3 incontri. 14 il fatturato di Avellino in graduatoria. Johnson è ispiratissimo, ventello alla pausa per lui. I padroni di casa sono perfetti da oltre l'arco e si portano sul più 11 con 28 punti iscritti al referto al decimo. Ragland, Fesenco e Randolph guidano la reazione dei campani, che crescono in difesa. Parziale di 20-10 in 9 minuti e meno 1 sul tabellone elettronico all'intervallo. Nella ripresa gli irpini concedono 5 punti in 7 minuti ai lombardi. Dall'altro lato ci pensano Ragland e Green a trascinare i lupi sul più 10 al trentesimo. 40-19 in 20 minuti per i viaggianti. Johnson scuote i suoi, Pile PCI da una mano, meno 1 Cantù al 34esimo, parità al 39esimo, decisivo il libero del sorpasso di Darden. 7 su 18 da 3 e 16 su 18 nei personali per la Red October, contro il 9 su 28 e 13 su 18 della Sidigas. 35 punti con 13 su 17 dal campo, 6 su 6 ai liberi, 14 rimbalzi e 46 di valutazione per Johnson, 14-8 assist per Waters. Per la Scandone 22-8 falli subiti per Ragland, 14 per Fesenco, stesso score con 4 su 7 da oltre l'arco per Randolph.